Luca Albertini qui per voi dal campo base e questo è Storie Verticali. Il campo base è il punto di appoggio e di partenza per una spedizione alpinistica. E stasera ci ritroveremo qui davanti a un fuoco a condividere e fare nostre storie di grandi alpinisti, donne e uomini che hanno fatto della loro vita una grande avventura. E ora iniziamo, buon ascolto! Benvenute e benvenuti. È il secondo episodio di Storie Verticali. Volevo ringraziare tutte le persone che, ascoltando la storia di Renato Casarotto, mi hanno inviato tantissimi feedback utili per lo sviluppo del podcast. Studiare Renato mi ha trasmesso molto il valore di credere fortemente in un'idea, sognandola, progettandola e realizzandola. Oggi mettiamo sotto i riflettori un'alpinista eccezionale, Wanda Rjukiewicz, la signora degli 8000. Nasce a Plugė in Lituania il 4 febbraio 1943, data che noi italiani ricordiamo bene per un tragico episodio, il bombardamento su Torino da parte dell'aviazione inglese. Siamo in piena Seconda Guerra Mondiale. Nascere e vivere durante questi conflitti condiziona e devasta drasticamente la vita delle persone, oltre che ponti, case e scuole. Sono anni duri e difficili per tutti. La sua adolescenza viene influenzata dagli eventi politici del paese, dalla morte del fratellino mentre gioca con un ordigno inesploso e dalla recessione che colpisce la sua famiglia. Tutto questo la porta al termine del conflitto mondiale a lasciare la sua famiglia e a trasferirsi nella Polonia del Sud. Donna molto intraprendente e brillante, viene in seguito alla laurea in ingegneria elettronica assunta all'Istituto di Macchine Matematiche di Varsavia. Personalità completa, temperamento irreprensibile e inarrestabile, battezzata con l'appellativo di guerriera polacca e in seguito come guerriera delle montagne. Mi sono imbattuto in Wanda per caso, senza sapere chi fosse. Studiando la sua vita e il suo pensiero, sono stato letteralmente rapito da questa incredibile forza della natura. Non appartenendo lei a una famiglia dedita alla montagna e alle scalate, ho trovato entusiasmante notare che sarà proprio la dea delle vette ad andare a catturare l'anima profonda di Wanda. E lo farà in un modo rocambolesco. Nel 1961, Wanda è sulla sua moto. Ama la velocità e adora la sensazione del vento. Si inebria dei profumi primaverili che ammaliano i suoi sensi. Corre veloce attraverso la campagna, è felice. Sta tornando a casa e tutto intorno a sé è stupendo. La vita le sorride. Quando all'improvviso la sua moto si ferma. Sì, proprio la sua fedele moto la lascia a piedi. Benzina finita. Provate a immaginare la sua reazione, arrabbiata e infastidita. Questo inconveniente è come un graffio della puntina del giradischi nel mezzo di una sonata di Bach. In un attimo, tutto l'amore mistico verso l'universo decade in frustrazione e delusione. Ma ecco la svolta, ecco l'appuntamento che la dea delle vette le riserva. Abbiamo lasciato Wanda ferma, arrabbiata e senza mezzi per rientrare a casa, quando da dietro la curva appare un veicolo. È il classico furgoncino hippie molto in voga negli anni 60-70. Wanda attira l'attenzione per chiedere un passaggio. Si fermano due ragazzi vestiti da alpinisti. La prendono a bordo e si offrono di riportare a casa lei e la sua moto. Nel viaggio una chiacchiera tira l'altra e non passa molto tempo che viene invitata a scalare. Fu subito affascinata dall'alpinismo. Vive quella scoperta come un'esplosione interiore. Questa nuova dimensione, questa leggerezza dell'essere, questa progressione verticale influenza profondamente la sua vita. Entra dentro di lei come uno speleologo. Wanda ha sempre cercato di vincere le proprie paure. Sapeva, ad esempio, che non si sentiva tranquilla a passare una notte da sola nei boschi. E dato che ritiene questo timore infondato, decide di intervenire razionalmente. Decide di prendere di petto le proprie paure e sfidarle. Inizia a scalare senza corda, perché l'affascinava il non poter commettere il minimo errore. Tutta questa responsabilità per lei è benzina per l'anima. È così che si abitua a cavarsela nelle situazioni più difficili, dove non c'è rischio e non c'è avventura.
Wanda inizia a scalare sulle vette di casa, per poi dedicarsi alle Alpi, alla Scandinavia, alla Patagonia, alle Ande, agli altipiani del Pamir, dell'Indo Kush, fino alle grandi vette dell'Himalaya. Caparbia, coraggiosa, lo spirito di una guerriera, organizza spedizioni esclusivamente femminili. Ha sempre dimostrato con i fatti che la disparità tra donne e uomini è una questione culturale e non fisica, rivendicandone l'uguaglianza in un ambiente molto maschilista come quello che ancora oggi è l'alpinismo. Avere partner uomini, abituati a dirigere e organizzare, ti libera da ogni senso di responsabilità, ma non è quello che cerca da una scalata. Per lei, infatti, non è solo importante raggiungere la vetta ad ogni costo, molto più importante è il modo nel quale ci riesce. Citando Thomas Elliot, quello che conta è il percorso del viaggio, non la destinazione. Wanda non ha un carattere facile e questo mettersi in gioco contro il maschilismo la porterà a ricevere numerosi bastoni tra le ruote. Ma essendo lei una gran guerriera, quei bastoni li spezza tutti. Viene supportata anche da un suo caro amico che riconosce in lei un gran valore, Reinhold Messner. Nel 1978 inizia a scalare le grandi montagne della Terra, gli 8000. Per scalare questi titani occorre avere un pieno dominio di sé, prepararsi alle particolari condizioni ambientali e imparare a prendere decisioni, poiché in montagna l'incertezza si può pagare con la morte. La sfida è con se stessi. Nei momenti di pericolo si lotta per la propria vita. Stando alle statistiche, un alpinista su 10, tra quelli che partecipano, non fa ritorno. Eppure ciò non impedisce a molti altri di provare una simile avventura. Inizia a scalare le grandi montagne e parte con il botto. Parte dalla più alta di tutte, l'Everest, 8.849 metri. Il 15 luglio del 1985 scala il Nanga Parbat, 8.126 metri. Il 1986 è l'anno magico. Mai prima di allora il Pakistan concede tante autorizzazioni per il K2. Ben 11 spedizioni provenienti da ogni angolo del mondo, del calibro di Renato Casarotto, Kurt Dimberger e Jerzy Kukuczka. È il 23 giugno quando la Rukiewicz scala senza ossigeno il K2, 8611 metri. È la prima donna in cima alla montagna delle montagne. Nel 1991 mette a segno altre grandi imprese. Sale il Choyo, 8188 metri, e l'Annapurna, 8091 metri, dalla famigerata parete sud. L'Annapurna è la vetta a livello tecnico più difficile di tutte, quella con il tasso più alto di mortalità, e lei la scala in solitaria. Nel marzo del 1992, Wanda ritorna al Kangchenjunga, chiamato anche Kanga, bellissima vetta della catena himalayana di 8586 metri, con una spedizione guidata da un suo amico, il messicano Carlos Carsolio. I compagni di spedizione sono molto giovani, amichevolmente viene battezzata la Mami, ma non credo che le apprezzasse molto questo appellativo. La spedizione parte subito sotto una cattiva stella. Quattro dei sei partecipanti, tra ferite e mal di montagna, sono costretti a rinunciare. Soltanto lei e Carlos tenteranno la vetta. La cordata parte e raggiunge campo 3. Sulla via che porta a campo 4 si ferma spossata a bivaccare in un crepaccio, a 7400 metri, mentre Carlos prosegue. La cordata si ricongiunge solo a sera, è stanca, stravolta, e scopre che il suo fornelletto, indispensabile per cucinare e per sciogliere la neve, è rotto. La mattina seguente sono le 3.30 quando escono dalla tenda. Puntano la forcella, ultimo strappo per la vetta. Ma Wanda non riesce a proseguire. Carlos cerca di aprirsi un varco nella neve, affronta due canali e riesce a conquistare la vetta. Vedendo che Wanda non lo sta raggiungendo, scende. La incontra in un nevaio a 8300 metri, tremante dal freddo ed esausta. Ha solo il sacco da bivacco ed è senza fornelletto, ma vuole comunque tentare la vetta il giorno dopo. Parla con Carlos dei due canali
che dovrà superare e degli ultimi 20 metri di roccia friabile prima della vetta. I due si congedano. Wanda è felice perché troverà le tracce di Carlos nella neve da seguire. Non preoccuparti, ci vediamo giù. Voglio solo riposarmi un po' e arrivare in vetta. È con queste parole che Wanda saluta il suo compagno di cordata. Wanda è ferma a 300 metri dal suo nono 8000. 300 metri non sono pochi a quelle quote. L'aria è molto rarefatta e la zona di comfort è superata da molto tempo ormai. Quella è la zona della morte. Pensate che un aereo di linea solitamente vola tra gli 8500 e 12000 metri. Wanda è poco più sotto, si trova a 8300 metri. È molto stanca, troppo esausta per quel corpo di guerriera che ora sentiva molto distante da lei. Un respiro libera i suoi polmoni. Buio, solo buio e silenzio ora sul ghiacciaio. Solo il vento sibila ed è l'unico suono che puoi sentire oltre al fragoroso movimento dei crepacci. Dalla cima del Kanga tutto è bellissimo. I colori sono vivi e brillanti, come non mai. Il panorama è infinito. Tutto è luce. Si allunga lo sguardo, Wanda vede quella bambina che correva felice nei prati. Vede lei e la sua moto ferma in quella strada. Vede il furgoncino arrivare a soccorrerla. Ora Wanda è pura luce. Scompare così, all'età di 49 anni. Non sapremo mai se è riuscita a raggiungere quella cima. Nel 1995, 3 anni dopo, il suo corpo viene ritrovato da Mondinelli De Stefani e Moro, a 7700 metri, sotto un seracco sulla via normale sud-ovest, mentre lei era salita lungo la parete nord-ovest. Per darle degna sepoltura, viene calata delicatamente in un crepaccio, liscio ed obliquo, dove la dea della montagna la culerà per sempre. La seconda puntata si chiude qui, ma vorrei proporvi una cosa. Mi sono molto affezionato al ricordo di questa guerriera. Questa notte, mentre ci addormenteremo nella calda comodità del nostro letto, raggiungiamo con un thermos di tè caldo quel crepaccio. La troveremo intenta a prepararsi per raggiungere la vetta del Kanga. Ci tratteremo un po' con lei, ascoltando la storia della sua vita. Scaleremo con lei quella vetta e le racconteremo che le sue lotte contro la discriminazione femminile sono servite a molte donne come esempio di coraggio. Vedremo sorgere il sole insieme e quando riprenderemo al mattino la nostra vita, porteremo dentro di noi parte di lei. Grazie, Wanda. Se ti è piaciuto questo episodio, lascia un tuo feedback e condividi con chi pensi possa apprezzare il mio lavoro. Puoi contattarmi attraverso i principali canali social di Storie Verticali, via mail o sul canale Telegram, dove posto anticipazioni e curiosità. Noi ci sentiamo tra 15 giorni con un'altra puntata del podcast di Storie Verticali. Io ti ringrazio e ti auguro una buona vita, con lo sguardo rivolto sempre alla prossima vetta.